e siamo entrati nella settimana che ci porterà ad una sfida molto importante per il Palermo contro il Sud Tirolo, una sfida che inutile dire, il Palermo di Corini deve inevitabilmente vincere, si è approfittato in Casa Palermo della sosta per le nazionali, questo mini ritiro a Manchester che vi abbiamo raccontato praticamente eh, sotto ogni profilo, vi abbiamo fatto vedere ogni angolazione degli allenamenti dell'Etihad Campus, però adesso dopo questa bella trasferta in terra inglese bisogna inevitabilmente pensare al campionato anche perché... Va bene l'entusiasmo per il cambo, cambio di proprietà con l'avvento del City Football Group? Tutti questi nuovi innesti però la classifica è piuttosto deficitaria nonostante siamo ad inizio stagione nelle ultime quattro tre sconfitte e la bellissima vittoria col genoa però inutile dire che bisogna cambiare completamente marcia e nella trasmissione del giovedì linea dedicata ovviamente ai social e ogni giovedì insieme a me gabriella di carlo alla postazione telematica ciao gabriella ciao a te simone ciao soprattutto a tutti voi che oggi vi siete sintonizzati con noi io vi ricordo i canali social sono sempre quelli, quindi continuate a seguirci scrivendo su Goldsport 7GoldSecil oppure su TifosiPalermo.it, canali YouTube, e diteci la vostra sull'imminente match. E ovviamente Simone, cosa non può mancare nelle nostre trasmissioni? I nostri ospiti e amici. Assolutamente sì, è veramente un nostro amico, nonché collega preparatissimo eh, dell'agenzia di stampa Italpress, Massimiliano Radicini. Ciao Max, è sempre un piacere averti con noi. Ciao Simone, ciao a tutti, grazie per l'invito a te e a Gabriella, è sempre un piacere essere qui con voi. Allora c'è stata una piccola novità nel nostro palinsesto oggi. Siamo partiti con 3 minuti e 40 secondi rispetto all'orario uh, canonico. Quindi ci scusiamo per, questo piccolo, per questa piccola variazione di palinsesto. Ho letto già tanti commenti, alcuni cattivelli. Per esempio, Alex: ogni volta tra poco, tra poco, poi appena sono in onda la connessione traballa con tante interruzioni. Abbiamo potenziato il nostro segnale streaming, caro Alex. Quindi stai tranquillo, non dovremmo traballare, eh, traballare più. Quindi eh, questo ci tenevo a, a dirlo: <ride> non abbiamo perso tempo col trucco e parrucco, siamo eh, perfettamente in eh, linea con la nostra tabella di marcia. Approfitto della presenza di Max, che è uno che gira il mondo, e ti chiedo un commento su questa capatina in terra inglese. Ma eh, poco fa ne parlavamo, ecco prima della trasmissione con, eh, con Gabriella, stavamo insomma analizzando eh, questo mio ritiro che ha fatto il Palermo, cioè secondo me è importante eh, non tanto ecco, per l'allenamento in sede dei giocatori, ok, nella struttura fantastica del Manchester City, eh, ma piuttosto ecco, serve per creare un'amalgama, per cercare di creare il gruppo e soprattutto per far capire ai giocatori che fanno parte di una realtà importante, di una società importante e che quindi devono essere mentalizzati anche quando scendono in... In campo contro gli avversari che nel campionato di Serie B per la maggior parte ecco hanno alle spalle delle società che non sono ovviamente a livello del, del City Football Group eh, far capire che devono scendere in campo già pronti per, per andare a vincere ecco perché alle loro spalle c'è il, il City Group una società seria una realtà importante sia dal punto di vista eh, economico ma anche e soprattutto organizzativo come si è visto appunto dalle, dalle immagini ecco, di questo ritiro a Manchester e poi Chiaramente serve per, dicevo, per, per creare gruppo tra i nuovi acquisti che ancora ecco, ci sono spende adesso sono finite le presentazioni dei, dei giocatori, adesso l'ultimo è stato oggi eh, Gomez, quindi eh, non, non si conoscono effettivamente bene, alcuni sono stati tra l'altro utilizzati eh, poco, quindi pian piano ecco, il Palermo eh, è ancora in una fase di rodaggio e speriamo ecco, che questo mini ritiro sia servito per conoscersi meglio. Assolutamente sì, e allora restiamo in argomento Gabriella, abbiamo parlato di questi nuovi innesti, oggi conferenza stampa di presentazione l'ennesima di un nuovo giocatore del Palermo. Esatto, la presentazione ore dell'ultimo acquisto della stagione, ricordiamo, estiva del mercato rosanero, arrivato a, a titolo definitivo dal Manchester City, lui è giovanissimo, classe 2000, pensate, è stato anche definito il nuovo Cantè quando giocava nelle giocanili e nelle giovanili del Paris Saint Germain. Ascoltiamolo. Come? Le sensazioni sono buone, sicuramente in questo cambiamento, in questo passaggio ci sono delle differenze, però il Palermo pensa sia comunque una grande squadra e quindi si sente un po' come a casa, le sensazioni sono positive. Eh, dice appunto che sì, durante gli anni ha sentito spesso chiamarsi in questo modo e eh, quello che lui dice spesso è che Kanté, lui ancora deve lavorare tanto per raggiungere il livello appunto, di, di Kanté sicuramente anche lui vede che magari ci sono appunto nel, nel modo di giocare, nello stile delle similitudini tra Cantè e lui però lui deve ancora lavorare tanto per raggiungere il livello appunto, di, di questo um, passaggio, Il passaggio è chiaramente di... è avvenuto negli ultimi giorni di mercato, quindi è stato tutto molto veloce. Eh, comunque quello che l'ha motivato a insomma, farlo questo passaggio è stato mh, avere sentito delle cose molto buone sul Palermo Calcio. Eh, il contributo che lui pensa di poter portare alla squadra è ehm, sicuramente relativo al suo ruolo di centrocampista. Intanto quello di instaurare anche un buon rapporto con gli altri centrocampisti della squadra per poter... Eh, Poter fare la stagione nel miglior modo possibile, creare un buon atmosfera, un buon equilibrio uh, con gli altri, e anche um, capire bene appunto come giocare più in attacco, ma allo stesso modo vedere anche di rendere la squadra più solida nella difesa. Uh, I rapporti sono molto buoni sia con il coach Corini che con uh, gli altri compagni. Eh, riguardo Corini, mi eh, piacciono molto le sue idee di gioco. E chiaramente questo per lui è ancora un periodo di adattamento, essendo arrivato da poco e c'è sempre una difficoltà linguistica nella comprensione magari con gli altri giocatori, però tutti gli altri comunque sono lì per aiutarlo anche magari parlando in inglese nella comunicazione e da parte sua lui sta cercando comunque di... Eh, capire l'italiano per potersi appunto ambientare meglio. Chiaramente gli fanno molto piacere le parole che l'allenatore ha speso per lui, eh, da parte sua lui cercherà appunto di fare al meglio il suo ruolo di, di centrocampista, chiaramente già nella prima partita. E eh sì, insomma, parliamo di eh, Gomez, hanno un po' esagerato, eh, anche se Gabriele ha ragione, perché in patria lo hanno definito il nuovo Cantè, per arrivare anche soltanto a portare le borracce a Cantè, ce ne vuole di tempo, però questi paragoni Max li fanno un po' con, con tutti. Ci sta soltanto per il profilo del dinamismo, è un giocatore molto dinamico, polivalente a livello di eh, ruoli, può ricoprire diversi eh, settori del campo, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Eh, è un giocatore, secondo me, che può donare equilibrio tattico a Corini. Sì, è un Jolly che probabilmente ecco, mancava al, al centrocampo del Palermo perché, ecco, per, eh, ecco, per intenderci un po' ecco, come se fosse Oger, insomma è un giocatore che è bravo a, a recuperare i palloni, è bravo a impostare anche discretamente l'azione ed è qualcosa ecco, che mancava nel centrocampo del Palermo che è un po' più ecco, fatto di, di, di qualità. Piuttosto che di quantità, anche se comunque eh, sia Saric e comunque anche lo stesso Damiani ecco, non, non, insomma, non recuperano anche loro diversi palloni. È però mancava, che ha recuperato? Sì, sì, però mancava ecco, proprio un incontrista ecco, classico, uno che insomma morde le caviglie degli avversari. Eh, mancava questo tipo di giocatore eh, e può ecco, tornare utile, secondo me chiaramente in questo momento nelle gerarchie non parte chiaramente favorito, però secondo me può riuscire ecco, pian piano a ritagliarsi il suo spazio, ha avuto, avuto già modo di, di, di esordire eh, al Barbera, quindi pian piano secondo me può diventare ecco, un'arma un utile in un centrocampo che eh, ha eh, diciamo sei elementi, tutti che possono ecco, girare, tutti che possono, possono interscambiarsi, perché dico, mi viene da dire che comunque eh, Gomez in teoria dovrebbe essere un, per certi versi con l'alterego di Bro, forse di Saric, che, che hanno il, il ruolo di incontrista più che centrocampista di, di, centrocampista di impostazione. Sottoscrivo mentre, in pieno. Mentre per quanto riguarda Stulaz, l'alterego è Damiani fondamentalmente. Sottoscrivo in pieno perché comunque sono giocatori molto dinamici, probabilmente Saric, anzi Level probabilmente rispetto a Gomez è un po' più tecnico, ha una migliore visione di gioco soprattutto nell'aggredire la profondità, però insomma quello che dice Max mi trova perfettamente d'accordo. Andiamo ai messaggi, Gabriella perché ce n'è uno molto interessante che parla anche di una nostra eventuale preferenza di un centrocampista. Esattamente, intanto vi ricordo ancora come poterci scrivere: sempre 7 Gold Sport, 7 Gold Sicilia e, e la pagina tiposipalermo.it. Abbiamo Simone Beve che ti chiede un abbraccio da. Wolverhampton, tra Damiani e Bro, chi preferireste? Faccio rispondere prima a Max perché così non influenzo la sua eventuale risposta. <ride> allora, tutto il fatto che comunque sono du due centrocampisti con ecco delle caratteristiche diverse, devo essere sincero, preferisco Bro, ma, ma è per una questione mia personale come tipo di, di, di giocatore, anche se bisogna ecco, fare una differenza. Cioè, Bro è, è praticamente cambiato dopo quell'anno, lo scorso anno al su Tirol. Perché quello che ricordavamo era forse lontano parente di quello che abbiamo avuto modo di vedere in questo avvio di. di Facciamo di le battutacce da Brocco invece a. Esatto. ma ho visto anche qualche tifoso che commentava Bro, ba, insomma, non ne ho viste di essere. Bro veramente rinato. Adesso assolutamente un altro è un giocatore, giocatore veramente. veramente che se, devo essere, se devo esprimere un giudizio personale preferisco come centrocampista, però tutto il fatto che hanno delle caratteristiche diverse. Io invece eh, proprio se dovessi avere un Kalashnikov puntato e dovessi scegliere solo uno tra loro due a sorpresa, perché per ora c'è la bromania ed è vero perché è un giocatore straordinario, dinamico, dà quell'equilibrio Infatti, il Palermo, nelle prime battute, penso alla gara col Perugia, aveva avuto un equilibrio incredibile anche grazie agli strappi che Bro dava all'interno della partita. Però a me piace molto la crescita che ha fatto Damiani, un giocatore che si è fatto voler bene. L'anno scorso, nella parte finale, soprattutto nei playoff, è stato tra i grandi protagonisti della cavalcata del Palermo dalla C alla B ed è un giocatore che secondo me farà molto comodo nell'economia della gestione dei cambi anche di Quisino alla fine della stagione. Ecco, io premio Damiani per il percorso eh, di crescita che ha, che ha fatto con la maglia rosa Nero. Qualcuno potrebbe dire, ma pure Bro ha fatto un percorso di crescita, però lo ha fatto fuori da, da Palermo. Invece Damiani è arrivato. Eh, non trovava spazio nelle sue precedenti avventure calcistiche qui è diventato con merito un protagonista sia con Baldini e secondo me lo diventerà anche con Corini sarà complicato perché con tutti questi nuovi innesti a centrocampo Sì, chiaramente questo è, è normale anche dal punto di vista del minutaggio mi immagino ecco, che, che Bro possa avere un minutaggio più alto rispetto a Damiani visto il, il discorso che facevo poco fa che fondamentalmente si sì, può giocare anche nel ruolo di, di mezzala al posto di, di Segre o dello stesso Saric però ecco mh, cioè se, se devo ecco inquadrarlo in un modulo lo inquadrei ecco, come un regista basso Damiani eh, a centrocampo mentre Bro ecco può, può interscambiarsi nel ruolo ecco di mezzala quindi può sostituire sia Segre può sostituire Saric se stesso discorso ecco vale per, per Gomez che può andare a sostituire eh, loro due quindi sì Damiani ha Fatto un percorso straordinario eh, nel, nel Palermo però avendo un centrocampista eh, d, di ecco grande qualità grande esperienza come Stulaz che ha insomma giocato anche in squadre importanti ecco non dimentichiamoci ha giocato in Serie A con l'Empo ha giocato nel Parma ha giocato nel Venezia ha dimostrato però ci è chiaro Stulaz è, è uno è... di quei giocatori già pronti per andare in A ecco ecco sì, o comunque è con un giocatore che è pronto per giocare in una squadra di Serie B che punta a vincere il campionato comunque punta a posizioni di vertice del campionato Damiani guardando sta il livello, guardando di il livello della serie a credi misturazza ci può stare tranquillamente assolutamente Damiani sta facendo un percorso di crescita e chiaramente se dovesse continuare a crescere in questo modo esponenziale che, che, insomma questa crescita esponenziale che ha avuto negli ultimi 12 mesi chiaramente può diventare un calciatore anche lui di questo livello c'è un'altra domanda interessante quella di Saro Esatto, Saro Galatiotto, che salutiamo, ci dice: Voi dareste spazio a Floriano viste le difficoltà di, di Mariano? Eh. Stavolta rispondo prima io: Io, Stravedo per Floriano, però, è un giocatore che va gestito perché ha una carta d'identità eh, dal punto di vista anagrafico importante. Quindi sicuramente non ha i 90 minuti sulle gambe, è un giocatore però che nello strappo finale del match, negli ultimi 25-30 minuti, può diventare, soprattutto se le squadre sono molto allungate, devastante. Lo abbiamo visto anche nell'ultima partita in trasferta col Frosinone. È entrato per tra virgolette pochi minuti. Ha servito un cioccolattino e Segre, per questione di millimetri, non è riuscita ad impattare bene la, la sfera che è finita fuori a lato del eh, portiere del, della formazione Sociara. Floriano, tecnicamente, non si discute: anche in Serie B con il suo piedino vellutato può essere utilissimo al Palermo. Io non so se parlerei di crisi di Di Mariano. Di Mariano sta facendo il suo, non è mai stato un bomber di razza, non è mai stato un goliador. Però deve ambientarsi in questa nuova squadra e deve conoscere anche quello che chiede un allenatore nuovo come, come Corini. Eh, non parlerei tanto di, di Mariano Crisi, crisi di Mariano, di Mariano da cambiare, però se mi dite Floriano lo utilizzeresti maggiormente, ti, ti dico di sì. Ma sì, sono, sono, sono d'accordo ecco con te, però chiaramente, ecco, magari da Di Mariano ci si attendeva un impatto maggiore perché ha. Vinto il campionato due volte il campionato di serie B in due occasioni, il numero 10, ecco, ci si attendeva, diciamo, da Di Mariano ecco, quel salto di qualità, quel, quel tipo quelle quelle giocate, ecco che potevano tra virgolette ecco, infiammare il pubblico. In questo in, fino ad adesso, ecco non lo ha fatto. Di Mariano, magari, ecco, nelle prossime settimane, anche crescendo eh, di condizione, potrà ecco riuscire ad essere più determinante all'interno oh, della gara. Tolto questo, Floriano è un, un giocatore importante del Palermo, anche a prescindere dalla carta d'identità identità, Simone, perché nelle prime gare ha giocato titolare e certo. ha fatto comunque il suo. Ha fornito la, un assist a Brunori, insomma, è, è un giocatore importante e secondo me può dire la sua in questo campionato in CDB B: può dire tranquillamente la sua. Chiaramente, come dicevi tu, non, ha, non può avere ecco, un rendimento di 90 minuti per eh, 38 partite, però può, può tornare utile. Per Di Mariano ecco, non attendiamoci chissà quanti gol da parte sua perché comunque anche parlando con colleghi eh, del de no, Digital non, 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 non è stato mai ecco, un grande goleador, però eh, ha, ha sempre eh, dimostrato ecco, impegno eh, e soprattutto anche, anche qualità perché poi è stato più de determinante in termini di assist che in termini di gol ecco, e questo eh, sarebbe un bene per il Palermo perché ha un finalizzatore straordinario che è Matteo Brunori. Assolutamente sì, io non so se la nostra regia riesce a far vedere il monitor eh, nostro in studio, il monitor di servizio, sto andando su eh, Wikipedia, Wikipedia come qualcuno la chiama per vedere proprio dal punto di vista statistico lo scoro realizzativo di eh, di Mariano, ehm, come dicevamo, non è stato mai un grande goliador nella sua esperienza migliore. Eh, vale a dire quella con il Venezia però in due anni tra eh, dal 2018 al 2020 in 41 presenze ha fatto 8 gol nel Lecce eh, in una stagione in 29 gare ne ha fatti 5 che comunque sono sicuramente eh, importanti però non è un giocatore restando in ambito Lecce alla strefezza che ti fa 16 gol e 8 no. assist 16 gol scusate ehm, giusto ha fatto 4 No, 14 gol e 8 assist. Strefezza nello, so, nello scorso campionato di B. Non è quel tipo di giocatore, però è più un rifinitore, un assist man. Eh, secondo me ancora non abbiamo avuto la possibilità di vedere il vero di Mariano, però, come dire, spezzo una lancia in suo favore, perché comunque come ricordava Max, il Palermo è partito con un assetto tattico in corso d'opera dalla gara del granillo con la regina, ha cambiato modulo passando al 4-3-3. Eh, sembrano delle cose eh, come dire delle bazzecole, ma vi assicuro che per un esterno offensivo un modulo piuttosto che un altro cambia la vita. Sì, sì, no, assolutamente. Poi lui è uno che ecco, torna molto, ecco, aiuta la squadra anche in fase difensiva. Devo... Cioè, ecco, questo ecco, non, non, non me l'aspettavo. Aiuta molto la squadra in fase difensiva ed ha la rapidità giusta per poter ripartire. Secondo me, in questo momento ecco, anche a livello fisico non è al 100%, e poi ecco, Simone. Sì, Ecco, ecco, faccio il la della medaglia fanno via per una domanda a te ecco, secondo te ecco, quanto incide non fare complicato Na, no no no, no figura, quanto eh. incide ecco, nel, nel discorso ecco, dei commenti dei tifosi di cosa si aspettavano, cosa non si aspettavano di Mariano la sua palermitanità ecco, perché poi mh, subentra quel discorso ecco, che i, i giocatori palermitani non riescono mai effettivamente ad incidere nel, nel, nel Palermo questa è una domanda molto interessante, bravo, si vede che hai studiato, <ride> eh, hai ragione, effettivamente c'è sempre questa quest arma a doppio taglio, se sei un palermitano che poi viene ad indossare la maglia del Palermo, aggiungo alla tua eccellente domanda anche il fatto che ha scelto una maglia simbolicamente importante come quella che è la numero 10, che però fortunatamente dopo tanti anni torna a essere indossata da uno che ha qualità, perché abbiamo visto pure, vi ricordo Ili e Marche, indossare la numero 10, ne abbiamo viste eh, veramente di Joao di... Silva. Joao Silva, ne abbiamo viste di cotte di crude in questi tra virgolette ultimi anni. Eh, può incidere il discorso della palermitanità nei commenti? Penso di sì, è inevitabile. Però lui si è presentato molto bene alla stampa. È anche un nipote d'arte, nipote del grande eh, Totò Schillaci. Però ha detto: qua la parentela non conta, qua la palermitanità non conta. Io posso essere pure nato a Bolzano, posso essere nato a Timbuktu o a Honolulu. Devo fare bene con la maglia del Palermo il fatto di essere palermitano per uno che ragiona da Vincente, qual è di Mariano, anzi può essere quel qui in più, questa è la mia chiave di lettura. No, no pro Probabilmente, ecco, è come dici tu, però dall'altra parte, ecco, immagino... Però per i tifosi, però... Sì, sì, no, ecco, oltre a questo, però immagino anche da, mh, su di lui, ecco, lui ha detto ecco, che non sente ecco, la pressione ecco, di essere palermitano, di, 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 della sua palermitanità, però eh, è fuori da ogni dubbio che amici, parenti, conoscenti, ecco, magari... Facciano il commento, dicano qualcosa. Quindi, secondo me, questo complica il tutto. Secondo me ci, per lui, ecco, eh, ci vorrebbe una giornata fantastica, ecco, quella, quella da incorniciare, magari e solo con una doppietta, magari a partire proprio dalla gara con tutti i roll. Per sbloccarsi ecco, a livello mentale e iniziare ecco, a vedere effettivamente il vero, il vero di Mariano, perché eh, a proposito ecco, di commenti, è capitato ecco, di leggere in al alcuni tifosi del Lecce insomma, sai che c'è il gemellaggio, eh, dicevano eh, avete fatto un grande acquisto. cioè un giocatore serio, un uno che dà tutto per la maglia. Ah, non eh, e quindi questo, secondo me, è importante. È e pian piano ecco, entrerà, secondo me, nel cuore dei tifosi di Mariano. Ma poi dico sotto il profilo tecnico. Voglio dire, classe da vendere, soprattutto in questo campionato come la Serie B, che come ricordavi tu, conosce molto bene perché ha ottenuto diverse promozioni in carriera. E secondo me, col Palermo lui cerca quel guizzo in più che non ha mai ottenuto in carriera perché otteneva le promozioni sul campo e poi, e veniva poi sistematicamente veniva ceduto nella sessione estiva di mercato. Lui vuole tornare in A con il Palermo eh, e vuole giocarsi la Serie A con il Palermo. Altri messaggi. Allora bloccami perché sono veramente tanti. Non ti blocco, va, vai, va. vai a raffica. Salvatore Bellomonte, ciao Simone, speriamo che, questo ritiro, eh, che in questo ritiro non vengano le gambe troppo cariche, non tengano le gambe troppo cariche, come succede post ritiro estivo. Mario Saladino, la medina dovrebbe essere Bro, Gomez e Daniani. Cristian invece ci dice ciao Simone a voi in studio se devo dire la mia il Palermo da più con un 4-3-1-2 o un 4-3-2-1 modulo che abbiamo giocato le prime due partite di campionato e si sono visti i risultati c'è da dire che la squadra con il cambio modulo al 4-3-3 di Corini non si conosceva ma secondo me è più incisiva con la formazione delle prime due giornate a per il mio però do fiducia al lavoro fatto al Manchester dal gruppo e da Corini essendo che si conoscono meglio forse questa pausa ci ha fatto veramente bene un saluto da Disney. Sempre Christian ci dice: dimenticavo per quanto riguarda Gomez. Vedrete, sarà un giocatore che darà filo da torcere. Eh, bel giocatore lo seguo già da quando giocava nelle giovanili del Paris Saint Germain. Eh, Christian è fortunato, eh. lavora Euro Disney, sta in una, un posto bellissimo. Uh, ti, ti invidio qualche volta, spero di poterti riuscire. A, 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 di poter riuscire a tornare ad Euro Disney perché, insomma, è un posto magico e quindi abbiamo pure gli osservatori <ride> sparsi per il mondo che seguono Simone. Però da questi, ecco, da questi commenti, cioè uno mi, mi ha fatto. Drizzare, Madrid, mi, ha fatto antenne, no? che questo, mi ha fatto registrare le antenne. oltre cioè, che questo gli ha fatto entrare le antenne, c'è stato un tifoso che ha detto il centrocampo dovrebbe essere Damiani, eh, Bro, bro Gomez, Gomez Damiani. Cioè, praticamente ha bocciato il, i, i tre acquisti. Diciamo del Guarda che questo nostro ascoltatore, questo nostro amico Mario Saladino, è uno. Che se ne intende di calcio, no, giustamente. Però allenato. dico: nel mercato del Palermo i, i gioielli, ecco, sono sicuramente Saric, per quanto è stato eh, scoperto. Lo, lo devi dire, e no, Segre. Dico, quindi mi sorprende ecco, questa cosa. Eh, chiaramente, il centrocampo, devo essere onesto, questo qui con le tre s, Stulaz, Saric e Segre non ha funzionato benissimo fino a questo momento. Uh, però, secondo me, serve ecco, conoscenza. E eh, eh, rispondendo all'altro tifoso che, che diceva del, 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 eh, del mini ritiro a Manchester. Sicuramente è importante anche per questo, per iniziare a conoscersi, perché eh, Simone, se andiamo a fare una partita di calcetto, noi due giochiamo insieme, probabilmente i primi dieci passaggi che faccio il 118 a te, fuori. <ride> oltre al fatto che ci vogliono 118 <ride> fuori, i primi dieci passaggi che farò io a te, i primi dieci che fai tu a me, sono tutti sbagliati. Ecco, a prescindere ecco, dalla questione eh, diciamo, di, di qualitativa, quindi eh, è, è normale. Io sono quindi... più un giocatore alla bro, nel senso uno <ride> che è scarsissimo, ma che si impegna, che corre tanto. Uno, Max è più col uno, piedino. Uno da vita. strappo, ecco, però no, da, stra... da, da strappo in tutti <ride> i sensi. Cioè, proprio al primo affondo già 118. No, no io quindi ecco, mi, mi ha sorpreso questa cosa, perché effettivamente sono. I, I tre giocatori più importanti del, del mercato del Palermo, oltre all'acquisto di, di Mariano, di. di e Betella, poi, tra parentesi, della... voglio dire, questo centrocampo che suggerisce il nostro amico Mario Saladino, Brogomes Damiani, a parte Damiani che ha più qualità, centrocampo molto, tra virgolette, muscolare, molto, eh, come dire, arcigno eh, rispetto invece a quello qualitativamente sulla carta, eccelso costituito da Stulaz, Segre e Savic. Quindi vorrebbe un cambio sì, completo. più? Sì, 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 no, mi ha sorpreso, sorpreso perché eh, eh, insomma, sono stati tre acquisti, tra l'altro, tre giocatori che il Palermo ha seguito insomma, a lungo soprattutto Saric per riuscire ecco, a convincere Lascoli a, a cederlo. Sturaz che dicevamo poco fa ha un passato importante. Segre comunque viene dal, dal Torino. Un giocatore, che comunque, ha giocato in prestito al Perugia. Cioè, insomma, sono dei giocatori importanti. e il fior all'occhiello del mercato. Quindi mi sorprende ecco, questa, questa, questa affermazione ecco, del tifoso. Ritorniamo tra un po' subito ai messaggi, però fatemelo dire alla Maurizio Costanzo. Ci fermiamo un attimo. Consigli per gli acquisti, brevissimo. Caffè, caffè, che sì, che sì, quando si amare, più duce sono ma Ma picci la bocca, mi fai consumare, ma mi metto il genio Anì, è il nome del caffè? Ah già, caffè si agge. Azz, è pure saporito. Panificio Guccione, premio Best Sicily come miglior fornaio. Pane nero di Castelvetrano con lievito naturale crescente, cotto a legna con farina di tumminia macinata a pietra. Pizza al taglio, biscotti, pasta e tanti altri prodotti realizzati con metodi antichi e artigianali. Panificio Guccione, fedeli alla tradizione. Sede unica a Palermo, in via Pipitone Federico 61. Fortunatamente siamo tornati in onda perché si stava aprendo una voragine a livello di appetito. No, scherzi a parte, manteniamo le promesse. Ancora messaggi. Abbiamo Massimo che ci dice: Edit di Mariano e Serenichi, che ne pensate? Io mi auguro di no. Di Mariano Saraniti, non ho capito. Saraniti. Saraniti non <ride> gioca più nel... Non... Massimo commenta. Massimo commenta perché eh, capisci bene che di... abbiamo alcune difficoltà a livello di sinapsi funzionanti, <ride> quindi vieni in nostro soccorso. Però ancora qui ci arriviamo. Però Saraniti, eh, mi, <ride> risulta, questo lo sappiamo. No, mi risulta... Max e Gabriella, <ride> mi risulta che non sia più a Palermo. Non abbiamo capito la domanda. Massimiliano invece ti chiede: Ciao, buon studio. Ho molta fiducia in questo gruppo e anche su Corini. Da Manchester in poi il Palermo farà un campionato diverso da quello visto da inizio uh, campionato. Tutti i calciatori saranno utili alla causa per me da playoff. Saluti da Melilli e forza, Palermo sempre. Palermo sulla carta può andare: playoff, però io, come dice Brunori, prima mettiamo punti in cascina, ci divertiamo, ci salviamo perché rimanere in Serie B è importante e poi ci divertiamo. Sì, ehm, Palermo chiaramente a livello di organico, cioè se guardiamo ecco, eh, le rose di del, del, tutte le squadre ecco, del campionato di Serie B, può dire la sua per, per i playoff. però fino a questo momento ecco, farei una distinzione tra le partite ecco, giocate in casa e ecco, quelle giocate in traspetta, anche in termini ecco, di punti raccolti, perché in casa il Palermo, secondo me, ha fatto bene, tolta la, la sconfitta con l'Ascoli, dove alla fine è arrivata una sconfitta per 3-2. E due dei, dei tre gol dell'Ascoli sono arrivati a causa ecco, di, di errori individuali eh, de, 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 dei difensori del, del Palermo. Poi eh, la vittoria alla prima giornata col Perugia, la vittoria straordinaria col Geno. Quindi, ecco, in casa sono nel cammino: è stato pressoché corretto, ecco più o meno lineare. Eh, mentre in trasferta c'è stata qualche difficoltà in più perché dopo il, il punto raccolto ecco, eh, contro il Bari, poi sono arrivate due sconfitte: una più pesante quella con la regina, soprattutto non, non solo per la, la questione del 3-0, dal punto di vista ecco, del gioco, il Palermo eh, ha giocato davvero male la, la partita contro la regina. Anche mentre se Corini aveva visto delle cose che gli erano piaciute. Sì, chiaramente ecco, ha provato ecco, in qualche modo a, a, una difende, di, una, a difendere Una dichiarazione un po' alla boscaglia, che <ride> so che per ora non sta vivendo un... Eh, piccola parentesi, quando si parla, si critica tutto quello che riguarda l'aspetto calcistico va bene, ma alcuni balordi, perché non sono tifosi, che vicino l'abitazione di Boscaglia, non ho capito se prima o subito dopo l'esonero addirittura hanno lanciato, non erano dei petardi, erano delle mini bombe sì, che no, hanno, da hanno, ho anche hanno distrutto il vetro, il vetro di un'abitazione proprio nei pressi del, del residence, insomma del giardino questi sono dei, dei, dei balordi e che, che hanno poco a che fare con, con il calcio. Foggia è una piazza meravigliosa, così come Palermo, ci sono i trogloditi, 1 due 2, purtroppo ci sono comunque. Sì, assolutamente. Quindi per completare, ecco, il, il ragionamento, chiaramente quella quella dichiarazione è stata fatta ovviamente per difendere la squadra dopo una sconfitta comunque pesante per 3-0, poi col Frosinone, ecco, si è visto quel piccolo passettino in avanti. Ecco, quindi eh, piuttosto ecco, che che, che, che le, le gare interne ecco mi soffermerei sul cercare ecco di, 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 di iniziare a raccogliere qualche punto lontano dal Barbera che sappiamo ecco nel campionato di B, ma ecco probabilmente tutti i campionati del mondo è più complicato raccogliere dei punti in trasferta ma se si vuole ecco arrivare ai playoff o comunque arrivare nella parte sinistra della classifica devono anche arrivare dei punti in trasferta Simone. abbiamo fugato il ogni dubbio esatto, il chiarimento di Massimo che ci chiede secondo voi Di Mariano può essere un altro Saraniti? no categoricamente No, ma, da, da, penso proprio di no, de, de, anche per una questione... Ecco, è molto democristiano è, è, Max Radicini, vedi? Io dico no, categoria è, lui no, perché va tutta ad argomentare. No, spero anche il perché dico comunque, parliamo di due giocatori, ecco, qualitativamente c'è cioè, una distanza abissale ecco, tra i due. Sereniti non, non è riuscito completamente ecco, ad entrare nel cuore dei tifosi, anche in virtù ecco, de, delle, delle prestazioni deludenti che, 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 che ha fornito. Quindi secondo me Di Mariano, come dicevo poco fa, pian piano riuscirà ecco ad entrare nel cuore di Fosi perché ci è riuscito in tutte le piazze dove, dove ha giocato e quindi non vedo perché non debba riuscirci nella sua Palermo. D'accordissimo. Andiamo avanti, Emanuele Reggio dice di avere piena fiducia nella società, però all'80%, compreso Corini. Il 80%, 80 è una percentuale vero importante, si per scherzare con l'80% quindi ha fiducia nella parte del City football parte <ride> del football <City, ride> giocando, Perché? Perché? vedi che è sottile questa. bravo, bravo Max. No, scherzavo, chiaramente sì. Eh, 80% è cioè, la, la società è seria e solida, e quindi diciamo, su questo dai, non c'è Se è dai, dubbio, sei fino... stato, sei stato po... troppo bravo, come sempre, ora ti devo mettere. In difficoltà con una domanda veramente difficile. Ma a te, Corini lasciando perdere tutto il discorso, ci vuole tempo l'amalgama. A te Corini ti sta piacendo come allenatore del Palermo? Ma in termini di, di, in termini di, di rapporto, ecco, con i tifosi, con la stampa, sicuramente sì. Eh, purtroppo ecco, in campo non abbiamo secondo me ancora visto il vero Palermo di Corini, perché era il ragionamento che dicevi poco fa tu. La, la prima volta ecco, che ha avuto a disposizione tutti i giocatori è stata la partita con la Regina, dove il Palermo ha perso 3-0, ma c'erano erano praticamente non, non ricordo esattamente quanto. Forse 6 o 7 giocatori che giocavano per la prima volta dal primo minuto. 9 erano in 9, ecco, 9 che giocavano per la prima volta dal primo minuto. Eh, forse ecco uh, quindi. È, è difficile cioè, a no incidicare. Hai ragione. Tu 9 nove è della nuova era, giocavano per però 6 o 7, sì, dal primo minuto. Sì. Eh, quindi, chiaramente, eh, diventa, diventa complicato ecco, valutarla da questo punto di vista. Anche perché dopo quella sconfitta è arrivata l'incredibile vittoria in casa col Geno contro una corazzata, una formazione che secondo me fuori da ogni dubbio la migliore in assoluto del campionato in termini di nomi, di lunghezza della rosa, perché... Poi l'allenatore ha pure fatto il trono di spade. Eh. <ride> me, cioè, impressionante. E il tecnico, ecco, non lo conosciamo bene, però anche l'anno scorso già in Serie A aveva fatto intravedere qualcosa, l aveva fatto intravedere tanti pareggi, però aveva iniziato, insomma, il Genoa a, a raccogliere qualche punto. No, non sa dire neanche una, una parola in italiano, questo, questo, questo è incredibile. Mi ricorda molto, eh, nel nostro piccolo, vi mandiamo un grande abbraccio, mitico Schumacher che nonostante 92 anni in Italia non sa ancora dire una sì, parola sì. in mente un grande abbraccio a Schumacher che sicuramente ci sta seguendo Allora, dicevo, la famiglia intende eh, dicevo uh, chiaramente è difficile valutarlo dal punto di vista del gioco ma secondo me ecco, in carriera ecco, Corini non ha mai effettivamente fatto giocare le sue squadre in maniera spumeggiante. cioè il grande calcio eh, che so, di partite di, di, di 3-0, 4-0, però è riuscito sempre ad ottenere grandi risultati anche in piazze che non partivano ecco, con i favori, o quasi sempre con i favori del pronostico. Quindi io darei ovviamente fiducia eh, a Corini. Ho sentito alcuni che parlavano addirittura che era in bilico, in bilico la sua posizione. Secondo me è assolutamente ben saldo sulla panchina del Palermo. Gli va dato tempo, il Citigroup, comunque in generale, è con la proprietà anche del presidente Mirri hanno intenzione di dare tutto il tempo che serve a Corini per riuscire a, a, instaurare, a instaurare un rapporto importante con la squadra, a creare l'entusiasmo le, 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 giusto all'interno del gruppo, e, e secondo me pian piano ecco, ci, ci riuscirà. Però ciò nonostante, che Max ci comincia sempre con le sue argomentazioni, i tifosi non sono pienamente d'accordo. No, è vero. Eh, c'è proprio Saro che dice, fa un'analisi su Brunori, su Di Mariano e poi dice Corini vuole un gioco a tutto tondo, ma i gol chi li fa? Eh, I gol chi li fa? I gol dovrebbero, in teoria, dovrebbero farli chiaramente tutti, visto il modulo, i gol dovrebbero arrivare non solo dal centravanti, ma anche dagli esterni d'attacco, anche dai centrocampisti che hanno ora, le loro corde. Per ora, ora c'è un problema attacco. Sì, assolutamente, però dicevo, i centrocampisti hanno le loro corde, certo. 4-5 gol, anche con tiri da fuori Stulac ha la possibilità di calciare da 30 Saric. metri, Saric ha la possibilità di calciare da fuori, anche se eh, non è un grandissimo goleador Saric, però ha il piede ecco, per, per fare questi tipi di, di conclusioni, lo stesso Segre ha dimostrato grande capacità di inserimento. A proposito di Saric, di bombe dalla distanza nella disfatta della sua Bosnia contro la Romania di Ned Nedelciaru, però Saric ha giocato praticamente tutta la gara, Nel Nedelciaru è entrato negli ultimi minuti, eh, Saric stava veramente sfiorando un euro gol con una botta da sì, sì, 30 infatti, metri chiaramente in questo momento non sono arrivati questi gol se non da Segre gli esterni stanno un po diciamo faticando e quindi si può si è venuto a creare diciamo, una sorta di, di problema del gol soprattutto se non consideriamo eh, escludiamo chiaramente la prima gara quella col Perugia perché Corini si è limitato a commettere in campo la, 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 la formazione che era quella di, di Baldini fondamentalmente quella che è riuscita ad ottenere eh, la promozione eh, in Serie B, sì, il problema con lui c'è, cioè, dovrebbero arrivare chiaramente sia dal, dal centrocampo che anche e soprattutto dall'attacco. Gabriella, senza interruzioni. Mario Saladino, nella mediana ci vogliono giocatori che si parlano col pallone e che nello stesso tempo siano anche arcigni. Cioè, nel senso e... che ciao come stai alla <ride> <ride> oggi, oggi perdon perdonatemi, oggi le mie sinapsi sono allegre. Vai. Beppe, il Palermo ha ancora una squadra che deve trovare una sua identità, un po' diciamo quello che dice poc'anzi. Ci vuole solo tempo e deve essere bravo Corini a formare un gruppo vincente. Speriamo. Sempre per Mario: Corini non, è, eh, non sa cosa sia allenare, buon giocatore, ma allenatore no. Poi eh, si fa sempre consigliare dal secondo. Sempre Beppe dice di Mariano: quando incontrava il Palermo era una bestia nera, ci segnava sempre, adesso non riesce a segnare. Si vede che ci sono diverse motivazioni: pesa la maglia del Palermo? L'abbiamo detto prima: Beppe è un nostro aficionados ascoltatore. pensa la maglia del Palermo? Sì, però ritorno a quello che ho detto prima: ci vuole del tempo e i giocatori devono avere la possibilità di conoscere meglio gli schemi. Di Mariano ha sempre fatto bene, in realtà dicevamo come il Venezia, come il Lecce, ma lì la struttura praticamente era sempre quella l'asset era sempre quello l'asset dal punto di vista tattico eh, secondo me Di Mariano ci vuole un po' di pazienza ma dimostrerà anche qui il suo valore e secondo me ecco, col, col passare del tempo ancori valuterà magari in base ecco, anche all'avversario la possibilità tornando al discorso dei gol, di schierare e due attaccanti, e tre Vido, per esempio. Eh, di schierare due attaccanti perché Vido è un attaccante molto molto interessante cioè, quindi può effettivamente utilizzare questo tipo di soluzione anche perché può ecco, agire sia da, 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 da attaccante vero e proprio, Vito, però anche e soprattutto da rifinitore, quindi lo immagino ecco con, eh, con Di Mariano che so alle spalle di, di, di Vito e Brunori, potrebbe essere ecco, una soluzione interessante, anche se in, que in questo caso andreste ad escludere chiaramente... Di Mariano il... alle spalle di due punti quindi cambiare modulo. Sì, 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 sì. secondo in me un 4-3-1-2. 4-1-2, sì, oh, oh, ecco che, che all'occorrenza diventa anche 2-1, che dicevo che Vito può anche svolgere il ruolo più da seconda punta che è effettivo eh, posso dire una cosa non dimentichiamoci anche di un giocatore straordinario come Soleri eh? perché ce lo siamo un po' dimenticati è uscito fuori dai radar perché ha avuto dei piccoli problemi fisici ma è stato grande protagonista nel mini ritiro a Manchester ha siglato il gol vittoria contro l'Under 23 eh, del Nottingham Forest e, secondo me è un giocatore sul quale non soltanto Baldini ma anche Corini punterà ti sì, sì, dicevo poi in, chiaramente col, col modulo con due punte devi sei costretto a sacrificare due giocatori importanti che hanno dimostrato che di essere probabilmente i migliori di questo via di stagione, che sono Valente ed Elia. Cioè Elia, secondo me, ecco, dei nuovi acquisti è stato quello che ha inciso maggiormente, almeno fino a questo punto. Eh, quindi, secondo me Corini sta valutando tutte le possibili soluzioni, tutti i possibili moduli co con i quali il Palermo può scendere in campo e secondo me non è, è da escludere nessun tipo di, di, di soluzione, anche qualora soprattutto il 4-3-3 non dovesse portare i risultati sperati. Mi piace di Mariano, dietro alle punte ci scrive Giuseppe Schillaci, eh, Max eh, fa il giornalista ma gioca anche a fantacalcio, quindi sta attento al mantra, ai moduli, quindi bravo, bravo Max. Ancora messaggi? Giuseppe Cati a Monteleone, buon pomeriggio con il bro di inizio campionato a centrocampo siamo a posto, mi ha fatto stropicciare gli occhi. Beppe dice eh, Sarice e Sturaz non sono in buone condizioni. Eh, Orazio invece ci fa un eh, ci ricorda che ieri era in 15.000 al Massimino, forza Catania e forza Palermo sempre Giuseppe e Katia dicono una curiosità, questo Palermo su Tirol e il ritorno risulta la trasferta più lontana Beh. di tutta Italia? Sì, 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 ci oh, infermiamo mh. Sia l'andata che il ritorno sarà la partita del campionato cadetto eh, dal, punto di vista di, dal punto di vista geografico con il più ampio chilometraggio. Wow. Filippo Longi, Mister, Cari Mister Corini deve cambiare modulo, perché non torna al 4-3-1-2? Insomma, il cambio modulo è uno degli argomenti e anche Corini sì, Corini no, Corini convince, Corini è bravo, Corini ancora non mi ha convinto. Sono questi un po'. Gli argomenti che stanno uh, venendo a galla nel corso di questa puntata, ma vi assicuro non solo questa. Sergio Cinano, e ti accontentiamo, aiuto un attimo Gabriele che ha letto già 300 messaggi, il centrocampo in tre anni è influito per il 2% nella squadra, perché non dite che i centrocampisti non segnano mai? Lo abbiamo detto, abbiamo letto il tuo messaggio, ma lo diciamo. C'è stato un problema, oltre che di moduli da far recepire ai nuovi giocatori che sono arrivati. Il centrocampo, sin qui, ha dimostrato sterilità, così come l'attacco. Ma quando noi diciamo l'attacco, dobbiamo valutare tutta, tutta la squadra. Regia, quanto tempo abbiamo? Dobbiamo salutarci. Allora, grazie mille, Gabriella Di Carlo, come sempre ogni giovedì, insieme a me a speciale Gold Sport. Grazie a te, Simone, e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Max. Come finisce Palermo Sud Tirol? Un secondo. Ma abbiamo detto che in casa il Palermo va bene, quindi speriamo ecco che, che il risultato sia positivo. Vittoria per Max Radicini, collega del, dell'agenzia di stampa Italpress, che ci verrà a ritrovare. Grazie mille, Max. Grazie, Gabriella, grazie, Simone, per avermi invitato. Vi saluto rapidamente. Continuate a seguire la programmazione sportiva della nostra emittente. Ciao.